Buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, un'ora e trenta insieme per vedere quello che è successo questo pomeriggio per le squadre abruzzesi tra Serie C e Serie D. Diciamo subito, facciamo un rapido resoconto, vincono Teramo, Avezzano e Vastese tra Serie C e Serie D, pareggiano in maniera rocambolesca e anche con tanti gol Pineto, 3-3 a Campobasso, il Notaresco 2-2 con l'area canatese, e escono sconfitte Chieti e Giulianova nella parte bassa di classifica. Ovviamente vi faremo vedere le immagini, sentire le interviste, faremo anche una valutazione degli episodi da Moviola qualora ce ne fossero da esaminare. Lo faremo fino alle ore 21. Io saluto in redazione, vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. Ringrazio i miei compagni di viaggio che sono qui accanto, due che fanno parte della squadra di TV6, oggi hanno seguito una partita a testa, Alfadini, c'era Roberta Di Santi, ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Alzavini di Notaresco, Paolo Renzetti, ciao Paolo. Buonasera, ciao. Ben ritrovati ragazzi, poi con noi nell'ultima parte ci sarà anche Ania Cantagalli, che oggi era allo stadio Bonolis per Teramo Rende. Ovviamente di Serie C parleremo nella parte finale della puntata. Prima di andare a vedere i risultati, i numeri in Serie C e in Serie D, si stanno giocando, anzi dovrebbero essere terminate le partite delle 17:30 in Serie C, mentre si sta giocando in Serie A Lecce Torino 3-0 in favore della squadra salentina. Fatemi fare, lo hanno fatto i colleghi Andrea nel pomeriggio durante diretta stadio, lo hanno fatto i tifosi del Giulianova oggi per la gara interna del Fadini contro l'Agnonese. Fatemi fare un ultimo saluto a non solo un amico dell'Abruzzo del Pallone, un amico di TV6, ma davvero un amico del calcio abruzzese, Franco Bei, che non ce l'ha fatta. Settimana scorsa gli avevamo mandato un abbraccio virtuale a distanza, ci ha lasciato, è davvero una persona speciale che se ne va, una persona con cui anche personalmente, a cui mi legano dei ricordi all'inizio, quando insomma ero veramente all'inizio di questo mestiere, nelle prime uscite, soprattutto in un campionato, quello di Serie C, che TV6 per la prima volta mi concedeva l'onore di fare. E allora lo saluto, lo ringrazio davvero di tutto, mandiamo un abbraccio come TV6 a tutta la famiglia, perché questo è veramente una notizia che avremmo voluto iniziare con tutt'altro, invece dobbiamo purtroppo cominciare con questa notizia. Allora gli mandiamo un abbraccio, ciao Franco. Cominciamo allora vedendo i numeri di Serie C e Serie D con l'ausilio della grafica. Eccola qua, la Serie C, giornata numero 24, che si è aperta con l'anticipo tra Paganese e Cavese di ieri 0-0, Bisceglie-Avellino 1-1, Casertana-Picerno 1-1, tutto nel finale, Casertana-Picerno, tra il 93esimo e il 95esimo. Potenza-Rieti 1-1, risultato abbastanza sorpresa, il Teramo batte il Rende 3-0, Ternana-Sicula-Leonzio, altro risultato a sorpresa, 0-0 al Libero Liberati, e poi le partite delle 17:30, Bari-Francavilla 2-0, Catania-Monopoli in realtà era anche del pomeriggio, vabbè, poco importa, ha vinto il Monopoli 2-0, altra partita delle 17:30, Catanzaro-Viterbese 4-0, Viterbese peraltro sarà il prossimo avversario del Teramo domenica prossima all'Enrico Rocchi, Vibonese-Regina 0-1. Vediamo la classifica, comanda sempre la Regina ovviamente, che ha vinto anche questo pomeriggio, 56 punti più 6 sul Bari. Curiosa questa, perché la stessa distanza tra prima e seconda in Serie C la vedremo poi anche in serie D tra Notaresco e Materica. 48 per la Ternana, che dunque si attarda di 2 punti, 47 il Monopoli, che quasi ne approfitta, 45 per il Potenza, 38 per il Catanzaro. Il Teramo è settimo a quota 37 punti, ma scava un bel solco di 4 punti con il Catania, che rimane a quota 33, 32 punti per Viterbese e Cavese, 30 per Paganese e Virtus Francavilla, 29 per Casertana e Avellino, 28 per la Vibonese, 25 per il Picerno, 18 per il Bisceglie, 15 per il Rende, 13 per la Sicula Leonzio e 12 punti per il Rieti, che come vedete è penalizzato di
5 punti. Serie D, girone F. I risultati della giornata numero 22, Chieti Materica, giocata ieri pomeriggio sul neutro di Ortona 1-3, Fiuggi Porto Sant'Elpidio 0-0, clamoroso al nuovo Romagnoli di Campobasso, Campobasso Pineto 3-3, Cattolica Montegiorgio 1-0, Giulianova Agnonese 0-1, Jesina Vezzano 0-1, Notaresco Recanatese 2-2, San Giustese Vastese 1-2, Vasto Gerardi Tolentino 1-3. Classifica anche in questo caso la vediamo con l'ausilio della grafica, comanda sempre il Notaresco 51, ma il Materica accorcia a meno 6, 45 punti per la formazione matericese, 42 per il Campobasso, 41 per la Recanatese, 36 per l'Agnonese, 35 punti per il Pineto, 33 per la Vastese, 31 per il Montegiorgio, 30 per il Fiuggi, 29 per il Vasto Girardi, 28 per il Tolentino, 27 per l'Atletico Porto Sant'Elpidio, 21 per il Giulianova, 20 per la San Giustese, 19 per l'Avezzano, 18 per il Cattolica, che dunque vincendo contro il Montegiorgio lascia la penultima piazza, che purtroppo è appannaggio di un abruzzese, ovvero il Chieti, che è quota 17, 12 punti per la Jesina. Allora, visto che cominceremo dal servizio della capolista, Cerite Paolo, rapidissimamente, prima di vedere, di gustarci le immagini, che partita è stata in 20 secondi? Ma è stata una bella partita tra due squadre che sono nelle zone alte della classifica, non per caso. Peccato per il Notaresco per questa vittoria sfumata al 44esimo del secondo tempo, ma bisogna dire che la Recanatese, poi vedremo il servizio, ha fatto un'ottima giocata, un'ottima partita, era riuscita anche a portarsi in vantaggio, poi c'è stato il pareggio dei ragazzi di Vagnoni, il vantaggio dei padroni di casa con Sansovini, poi nel finale il gol proprio al 44esimo segnato da Senigallesi, e nel finale la squadra di Giampaolo ha avuto anche l'occasione per vincerla questa partita, quindi nonostante le assenze, perché nella Recanatese mancavano Pera, Nodari, Borrelli e Ielo, insomma la squadra marchigiana ha dimostrato sicuramente di credere ancora in un piazzamento di prestigio, perché credo che il primo posto ormai per la formazione marchigiana sia andato, ma nonostante tutto oggi la Recanatese ha giocato a mio avviso una gara più che positiva. Ok, allora vediamoci subito il tuo servizio, Giulianova, Notaresco Recanatese 2-2, Paolo Renzetti. Pari e patta fra Notaresco e Recanatese, con la capolista raggiunta in zona Cesarini sul 2-2 dai maidomi marchigiani. Dopo il successo del Matelica con il Chieti, diventano così 6 punti di vantaggio dei ragazzi di Vagnoni sulla formazione di Colavitto, con il pensiero già rivolto in casa rossoblu al derby di Pineto, contestata dal tecnico di casa la direzione arbitrale di Baratta di Rossano. L'arbitro ha comandato la partita in maniera scandalosa, secondo me, non mi vergogno a dirlo, ti ho detto, non mi sono mai lamentato, però oggi mi è sembrato un arbitro con la maglia, con la sacca della Recanatese, ci ha veramente puniti sul primo gol, una ripartenza. Avvio shock per i padroni di casa, visto che al quarto gli ospiti sono già in gol con Pezzotti, che si inventa una gran rete mettendo la palla all'incrocio dei 30 metri. Gelo a Savini, con i padroni di casa costretti subito a rincorrere. I ragazzi del presidente Di Giovanni sembrano apparentemente accusare il colpo, trovando invece subito la parità al decimo con un tiro di Cancelli che inganna Marco Antonini, costretto a raccogliere il pallone alle sue spalle. Per il centrocampista rossoblu è la terza rete stagionale, festeggiata sotto la tribuna dei tifosi di casa. Dopo il pareggio il Notaresco ci crede, inizia ad attaccare, rischiando però moltissimo al 23esimo, quando Titone chiama Scotti ad una difficoltosa deviazione in calcio d'angolo. Nonostante le assenze, la squadra di Federico Giampaolo fa vedere di che pasta è fatta. Il match vive di strappi, come accade al 26esimo, quando si accende Marco Sansovini, che dai 20 metri mette di poco al lato. Alla mezz'ora ancora padroni di casa in avanti con Cancelli, che dal limite sbaglia però la conclusione mandando il pallone alto. Al 35esimo ancora Sansovini, questa volta ispira Frulla, che in area marchigiana vede la sua conclusione deviata. Passa un minuto e Marco Antonini è costretto a respingere con i pugni un angolo teso di Frulla. Cresce di intensità la pressione dei padroni di casa, con Romano che al 40esimo trova anche il gol del 2-1 annullato dal direttore di gara per un fuorigioco che appare quantomeno dubbio. Spinge la formazione
punizione abruzzese con Frulla che poi al 41esimo impegna dalla distanza il portiere giallorosso che, attento della ripresa, si riparte con il Notaresco in avanti, ma al quarto ancora Frulla trova la respinta con i pugni dell'estremo ospite. Ancora più ghiotto un minuto dopo l'occasione che capita sui piedi di Monachesi per la Recanatese che in area abruzzese mette clamorosamente al lato. Al settimo Romano in area tutto solo colpisce male la sfera di testa facendo imbestialire i tifosi di casa. Ancora la squadra del presidente Di Giovanni pericolosa all'ottavo con Sansovini che mette al lato di pochissimo. Gara che resta apertissima con la capolista che però al 14esimo mette la freccia con il solito Marco Sansovini che alla sua maniera fa 2-1 facendo esplodere il Savini. Per l'ex attaccante del Pescara è l'11esima rete stagionale in maglia rossoblu. Una volta arrivato il gol la squadra di Vagnoni rifiata con gli ospiti piuttosto spuntati seppur tutt'altro che rassegnati alla sconfitta. Si arriva così nel convulso finale quando al 41esimo Blando dal limite chiama al salvataggio Marcantonini. Nel finale però gli ospiti trovano il 2-2 con una rete di Senigallesi che fa calare il silenzio sul Savini che poi vede le streghe al 47esimo quando su colpo di testa di Rutiens Scotti è miracoloso. Finisce in parità con la capolista che nel finale getta così alle ortiche la conquista dei 3 punti. Se guardiamo i punti che ci stanno rosicchiando dobbiamo rimanere tranquilli perché sappiamo che siamo lì davanti da tanto e dobbiamo affrontare le partite come abbiamo sempre fatto. Io da allenatore forse con rammarico ho cambiato l'ultimo quarto d'ora quando ho cambiato Sansovini, magari loro avevano messo un giocatore altissimo, avevano già 2 giocatori, avevano Titone, avevano Pezzotti che alla fine faceva la sinistra, hanno messo Senigallesi che faceva la destra, si sono messi in pratica non più 3-5-2, era un 4-2-4 sporco e ci siamo messi a 5 e forse li abbiamo smesso un pochetto, smesso tra virgolette di attaccare, certo con la qualità di Sansovini magari abbiamo più palla, però mi sembra presuntuoso sul 2-1 avere Fagioli che è un attaccante Romano costretto a cambiare Cancelli e avere Fagioli e Romano più Sansovini trequartista, che noi il trequartista lo intendiamo come uno che poi va a pressare, fa molto lavoro, sporco, senza palla, e quindi abbiamo cambiato, pensavamo di difenderci bene e ripartire anche. Sì, alla fine sono contento perché è stata una gara giocata bene da entrambe le squadre, di grande livello agonistico, di grande livello tecnico. Noi siamo partiti molto bene perché era una partita per noi fondamentale per sperare ancora di raggiungere, di accorciare le distanze con Notaresco. Siamo andati in vantaggio con Pezzotti, penso meritatamente, poi abbiamo preso quel gol lì, la partita si è rimessa in equilibrio, siamo andati in svantaggio, alla fine l'abbiamo ripresa, ma gli ultimi 10-15 minuti penso che la Recanatese voleva vincere a tutti i costi, è stato bravo il loro portiere, però la prestazione devo dire che è stata molto molto bella. È normale che noi per sperare dovevamo vincere, però c'è da dire che di fronte avevamo la capolista, 50 punti, sta facendo un campionato strepitoso, a me interessava l'approccio alla gara, interessava la personalità in cui affrontare la gara, io penso che la squadra ha risposto alla grande, è normale che poi gli episodi ti possono spostare gli equilibri, la prestazione è stata ottima secondo me, forse il rammarico è che con questa prestazione, la prima della classe, poteva avere qualche punto in più. E allora questo era il servizio, le dichiarazioni dei 2 tecnici, intanto 4-0 del Lecce sul Torino, gol anche di Gianluca Lapadula, insomma il Torino nelle ultime giornate, negli ultimi giorni ne sta prendendo davvero tantissimi di gol. Comunque rimaniamo a casa nostra, come vedete anche grazie a voi poi introdurremo la discussione sul Giulianova perché c'è, insomma, il clima non è dei migliori, anche la posizione in classifica chiaramente la fa da padrone. Paolo, ma abbiamo sentito Vagnoni che ha detto senza mezzi termini, l'arbitro, lo ricordiamo, Baratta di Rossano, portava proprio la divisa ma è Andrea Costantini che si vede ogni tanto domenica mattina passeggiare a piedi, non so se Andrea, ma sei te che domenica mattina va a passeggiare? Ma forse un sosia. Diciamo, Vagnoni ha detto senza mezzi termini, l'arbitro portava la divisa della Recanatese. Ora, no, io non l'ho vista la partita, te c'eri, hai avuto anche te, perché poi
non serve per forza l'episodio clamoroso, anche se poi uno la vedremo. Sei d'accordo? Diciamo che qualche valutazione del direttore di gara probabilmente non è stata illuminata. Bagnoni si riferiva soprattutto alla partenza delle due azioni che hanno portato ai due gol della Recanatese. Ha parlato di due falli che ci sono stati, che ci sarebbero stati ai danni di suoi giocatori, che dalle immagini purtroppo non siamo riusciti a vedere, ma parlando anche con i colleghi, sinceramente queste azioni, ovviamente, perché l'azione parte molto da molto dietro prima. E quindi è chiaro che non possiamo. Però secondo me invece sarebbe da rivedere, tra poco lo rivedremo, quello è l'episodio di cui invece non ha parlato Bagnoni, ovvero il gol annullato a Romano, che per quello che sono riuscito a vedere io a velocità normale dalla tribuna, probabilmente era un gol regolare, perché mi è sembrato che Sansovini fosse in fuorigioco e Romano no. Su quell'episodio invece Bagnoni non ha detto niente, spesso si dice magari un allenatore può fare una dichiarazione del genere quando magari non ci sono cose clamorose, ma hai la sensazione che il mezzo fallo non te lo fischiano, il mezzo fallo dall'altra parte invece sì, arbitrato all'inglese, così ci diceva pure Bagnoni. Ma dall'una e dall'altra parte? Non abbiamo ascoltato tutta l'intervista di Giampaolo, però la Recanatese ha anche reclamato per un episodio da rigore che noi non abbiamo ben visto dalla tribuna, quindi diciamo che gli arbitraggi ovviamente spesso non soddisfano nessuno, però io credo che non si possa imputare al direttore di gara, a meno che non dovessimo vedere e capire che questo è un gol veramente regolare. Credo che insomma negli episodi decisivi non mi sembra di poter gettare in assoluto la croce addosso al direttore di gara. Non è stata una partita anche facile da arbitrare, qualche errore c'è stato, però Vediamo l'episodio che hai detto tu. Siamo sull'1-1, quindi sì, il gol di Sansovini arriverà poi nel secondo tempo. Però il notaresco potrebbe già andare sul 2-1 già nel primo tempo. Vediamo questa azione. Cioè, questa azione è tutta in verticale. Allora, passaggio verticale, vedete il momento in cui parte il pallone, c'è Sansovini che sembra in fuorigioco, ma Sansovini è quello che vedete sotto. Sì. Invece Romano è quello che vedete sopra. Allora, Andrea, qui ci vorrebbero le linee del VAR. Sì, ci vorrebbe il VAR. Nel vedere così mi sembra che la posizione sia regolare, però parliamo davvero di millimetri, di una situazione di incrocio, dove se c'è l'errore dell'assistente non si può considerarlo effettivamente un errore, che ripetiamo, qui c'è un difensore che si ferma e l'attaccante che va in profondità, ed è un attimo tra il tocco del pallone e il momento in cui Romano supera in velocità l'avversario. Sì. Ripeto, nel vederla così può far sembrare la prospettiva che lui sia in posizione regolare, però insomma la certezza non c'è, e sarebbe, se è fuori gioco, sarebbe di mezzo piede o di un piede. No, sai perché te lo dicevo che ci vogliono le linee del VAR? Perché noi storicamente, insomma, per chi segue questo sport da qualche anno, noi eravamo abituati, vedevi un'immagine del genere e dicevi vabbè, è in gioco, dai, è un errore clamoroso. Poi magari adesso negli ultimi anni siamo abituati col VAR, questo che ti sembra, poi magari tirano le linee e vedi mezzo, un pollice avanti, però insomma. Però parliamo davvero di millimetri. Sì. La sensazione, che sensazione hai te, Roberta, rivedendo? Secondo me è comunque in gioco. La sensazione però sembra, a vederlo così, sembrerebbe regolare la posizione di Romano, però ecco, si tratta veramente, cioè veramente tosta. Qui in questo caso era Maiorino di Nocera, il secondo assistente, che è quello che alza la bandierina. Tornando un po' alla partita, poi voglio anche un giudizio da parte di Andrea, in senso assoluto. Hai anche te, Paolo, avuto la sensazione che in queste ultime partite il Nodesco faccia fatica a non dico a segnare, perché ha segnato oggi due gol, ha segnato con l'Avezzano, però faccia fatica poi a portarla a
casa, cosa, la partita, cosa che invece riusciva a fare molto bene fino a qualche settimana fa? Beh, è indubbio che rispetto al girone d'andata, siamo nelle prime partite del girone di ritorno, si registra una flessione della squadra a livello di rendimento e di conseguenza anche di risultati, ma se qualcuno poteva pensare che questa squadra avrebbe potuto mantenere lo stesso rollino di marcia del girone d'andata, insomma sarebbe stato un matto in senso buono, consentimi il termine, perché era impossibile pensare di poter raccogliere più o meno gli stessi punti del girone d'andata, quando ricordiamo che il Notaresco ha battuto un record a livello nazionale, se non mi sbaglio 13 o 14 vittorie consecutive, quindi è chiaro che stiamo parlando di numeri pazzeschi che difficilmente lo avrebbero previsto tutti, potevano essere confermati nel girone di ritorno. Come dice qualcuno, come diceva qualcuno, o come direbbe qualcuno, il potere logora anche chi ce l'ha, perché quando tu sei in testa alla classifica dalla seconda terza giornata e hai nel girone d'andata un vantaggio di 10-11 punti sulla seconda, e poi vedi che nell'inizio del girone di ritorno questi punti di vantaggio vengono piano piano rosicchiati, è chiaro che ne risenti anche sotto l'aspetto del morale, ma voglio dire, era impossibile pensare che il Notaresco potesse già vincere il campionato a marzo-aprile. Questo è un torneo durissimo. Oggi abbiamo visto la Recanatese giocare a Notaresco, e la Recanatese quest'estate, correggimi se sbaglio, mi correggerà anche Andrea se dico una sciocchezza, la Recanatese quest'estate era stata costruita sì per provare a vincere il campionato, il Notaresco è stato costruito per fare un buon campionato. Se andiamo a vedere la classifica di oggi, il Notaresco è primo in classifica, la Recanatese è quarta, quindi voglio dire, a questa squadra, a questa società devono essere fatti solo i complimenti, però è ovvio che ci sono degli avversari di rango, come avversario di rango il Matelica, che da tanti anni oscilla tra il primo e il secondo posto nel girone F, per non parlare del Campobasso, che in Serie D è sicuramente una piazza che va per la maggiore. Nonostante tutto il Notaresco è ancora primo, sì, però sì, è ovvio che le squadre dietro si stanno avvicinando e la pressione è una pressione che incide sulle gare dei ragazzi di Vagnoni. Oh, sul primo gol, intanto io ho ricontrollato, sono 11 vittorie consecutive e 14 vittorie in 15 partite il Notaresco. Sul primo gol c'è un fallo clamoroso su Ghiani. Sul primo gol di chi? Il tiro di Piazzotti? Si riferisce okay, proprio alla partenza sul secondo. Allora andiamo alla fine, quando arriva il gol del 2-2, c'è Salvatori che sta per colpire di testa e un giocatore della Recanatese lo spinge da dietro, ci suggeriscono da casa. Allora prestiamoci magari maggiore attenzione, perdiamo un minutino, eccolo. Ecco. Allora, torniamo un po' indietro, Maurizio, ti chiedo la... Però non protestano i giocatori del Notaresco, mi sembra. Non mi sembra che protestino, questo... però vediamo, perché il pallone, quindi dovremmo vedere il momento del traversone. Sì. Ah, ok. Questo. Ok, dovrebbe essere questo. Vediamolo un po'. Maurizio, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok, vedete, a centroarea Salvatori è il giocatore del Notaresco che è vicino al dischetto del rigore. Tenetelo presente. Ed è dietro, ed è dietro l'avversario. No, è questo qua, no, Salvatore. È quello che sta lì, sul dischetto. È questo qui. Ok, andiamo avanti, Maurizio. Piano piano, magari ci facciamo un'idea. Vediamo un po'. Beh sì, effettivamente il contatto. Andrea, tu che dici? Che qualcosa c'è e poteva essere anche fischiato, più che altro perché il blocco che fa l'attaccante della Recanatese impedisce l'intervento a Salvatori e Salvatori era in zona palla. Sì. Quindi... E l'arbitro però guarda dove è girato. È girato benissimo, è posizionato benissimo. Sì, sì, è posizionato benissimo, però ha lasciato correre. Guarda, io non ho visto il primo caso, però voglio dire, Pezzotti che tira da quasi metà campo la mette l'incrocio. Ora non penso, anche ammesso che ci sia stato il fallo, che insomma si possa definire quello un danno. Pezzotti lì si è inventato il gol. Amen, insomma.
Qui effettivamente è un intervento borderline che però si poteva fischiare, perché ripeto, Salvatori a centro area poteva, non dico colpire al 100% il pallone, ma era nella sua zona e poteva andare in anticipo e cercare il pallone, e gli è stato impedito, ritengo, in maniera irregolare. Sì. Questo è un Eurogol, ora non so cosa è successo prima, ma insomma ha tirato da quasi metà campo. Certo, certo. Incredibile. Assolutamente. Oh, Andrea, rimango da te per chiederti, a questo punto siamo alla giornata numero 22, mancano 12 giornate ancora da giocare, 6 punti. Sono abbastanza, cominciano sono comunque 6 punti. Sono comunque 6 punti e li ha. Io ricordo Mourinho che diceva: io sono sempre meglio stare un punto avanti che un punto dietro, anche fosse anche solo un punto. Però non mi piacciono le dichiarazioni di Vagnoni, denotano troppo nervosismo. Ammesso che io non ho visto la partita e quindi sulla gestione della partita da parte dell'arbitro non posso esprimermi. Però che ci si lamenti in maniera così plateale si denota un eccessivo nervosismo. Io capisco che si è in lotta per la vittoria del campionato, però è pur vero che bisogna mantenere un po' più la calma e la razionalità, perché ora la pressione inevitabilmente salirà, però insomma questa è una partita che Notaresco poteva vincere, alla fine poteva anche perdere, però ci sono 6 punti di vantaggio. Oggi il Campobasso non ha vinto, il Materica si è avvicinato, ma il Materica dovrà venire a Notaresco, è ancora lunga e non è il caso di scomporsi eccessivamente. La partita di oggi era una partita difficile perché la Recanatese è una squadra quotata. Anche Notaresco, se oggi aveva tante assenze, Borrelli, aveva delle assenze. Il Notaresco, se vogliamo, è anche fisiologico, ha un momento anche di calo, lo dicono i risultati. Io ho visto dal vivo il Notaresco domenica scorsa, è una squadra in questo momento tutt'altro che brillante, tutt'altro che sciolta, magari un po' contratta per la pressione, un po' contratta perché c'è un calo, però non è il caso di innervosirsi più di tanto e di cominciare subito a scaricare alibi sugli arbitri. Bisogna stare sul pezzo, cercare di pensare al calcio giocato e fare risultato il più possibile, perché se si perde la serenità il Notaresco perde della sua grande forza, perché la grande differenza di questa squadra è stata la serenità e la spensieratezza. Quindi bisogna cercare di restare su quel canone, anche se mi rendo conto che le pressioni salgono, ma ad avercene di queste pressioni, sì. Perché queste sono pressioni che il Notaresco si è guadagnato sul campo e che tutti vorrebbero vivere, quindi le vivessero nella maniera migliore possibile. Questo è un consiglio. A proposito di pressioni, Andrea, chi sembra subire le pressioni degli ultimi minuti è il Campobasso, che ci andiamo a vedere adesso, perché tra Pineto e Avezzano, due vittorie che sembravano certe in vantaggio di 2 reti, le ha buttate entrambe. Vediamoci il servizio, 3-3 tra Campobasso e Pineto. La storia si ripete, il Campobasso pareggia 3-3 contro il Pineto dopo essere stato avanti di 2 reti. La tensione è crollata ed il lupo si è fatto riprendere dagli abruzzesi, che hanno meritato di uscire indenni da Selvapiana. Si gioca di fronte ad una spettacolare cornice di pubblico, più di 2.000 gli spettatori, il pubblico delle occasioni più importanti. Dirige il signor Castellone di Napoli. Approccio molle del Campobasso che va sotto dopo 5 minuti a quadro. Mette al centro dove Menna cicca la palla, ne può approfittare Tomassini che realizza il vantaggio ospite da pochi passi. Il Campobasso va sotto ed è una notizia, non succedeva da 14 giornate. Campobasso chiede 2 calci di rigore nel volgere di pochi minuti. Il primo episodio incriminato risale al 17esimo, quando Alessandro è affrontato da Pepe per il signor Castellone. È tutto regolare, stessa decisione arbitrale soltanto un minuto dopo, quando Cogliati viene steso appena in area da Bianciardi. Si può giocare. I rossoblu sono in partita, il Pineto è molto ben schierato da Amaolo, la reazione casalinga c'è ma forse manca in concretezza. Al 22esimo Alessandro se ne va a sinistra e mette al centro, dove Cogliati alza il pallone del possibile 1-1. Ancora occasione al 32esimo, Brenci decide di calciare, Sciba non blocca, riprende Cogliati che va verso la porta trovando la deviazione provvidenziale di Pepe. Il Campobasso mette alle corde l'avversario e trova i frutti meritati
al 34esimo, quando sugli sviluppi di un angolo la palla rimane in bilico e viene calciata con potenza da Candelori. Intercetta il braccio di Speranza, si levano le forti proteste di Selvapiana, l'arbitro segnala il calcio di rigore, dal dischetto Alessandro segna con grande precisione, è 1-1 a Selvapiana. Il lupo non è mai sazio e devono trascorrere solo 60 secondi per un'altra occasione condotta da Alessandro. Coiati gira, riprende Zammarchi che manda fuori di poco, finisce in parità il parziale dopo un solo minuto di recupero. Immagini di Alberto Pietrunti, siamo nella ripresa, Campobasso brioso dal primo minuto, Cudini poi decide di far entrare dal sesto Sanseverino in luogo di Candelori. All'ottavo i rossoblù riescono a ribaltare il fronte, tutto parte da un taglio di Alessandro colpito di testa da Pierpaoli, la palla è preda di Coiati che se ne va sul fondo e mette al centro un pallone molto ghiotto per Zammarchi che gira in rete il suo quarto gol stagionale. Selvapiana esplode di gioia, ma la felicità non si stoppa qui, i rossoblù tengono il Pineto nella sua metà campo e all'undicesimo triplicano le reti, orchestrano prima Zammarchi poi Coiati che vedono spazio interessante per Alessandro che manda il pallone dove Sciba davvero non può nulla, un gol spettacolare della punta di Cudini. Campobasso 3 Pineto 1, devastante l'inizio di ripresa dei campobassani. Amaulo prova a correre ai ripari con gli ingressi di Jonathan Alessandro, Marini e D'Angelo in luogo di Della Quercia, Festa e Camplone. Al 22esimo Sciba fa buona guardia su Coiati scatenato dalla linea di fondo, il Pineto non può solo subire. Al 28esimo Abruzzesi in rete, angolo di Aquadro e stacco ravvicinato di Pepe, un po' troppo facile la marcatura del capitano abruzzese e il Pineto riapre la contesa ad un quarto d'ora dalla fine. Cudini cambia dal 28esimo dentro Musetti al posto di Coiati, l'imponderabile si ripete a Selvapiana così come accaduto contro l'Avezzano. Al 39esimo pallone scodelato dalla destra da Pierpaoli e Fabriani che insacca nel tentativo di anticipare Tomassini del Pineto sulla linea di porta, ma probabilmente quando il pallone ha già superato la linea fatidica c'è il pallone che viene spinto in rete da Alessandro, ma probabilmente alla resa dei conti si tratta di autorete di Fabriani. È il 3-3 di Selvapiana, ma è incredibile come il Pineto sia stato in grado di pareggiare senza premere troppo il piede sull'acceleratore. Il Campobasso dimostra di non avere la benzina giusta per trovare un nuovo vantaggio. Vengono dati 5 minuti di recupero. Al 92esimo il cross di Van Zanne è fuori misura, mentre al 94esimo l'ultimissima possibilità è sul destro di Alessandro, capace di procurarsi una punizione interessante, deviata però fuori dalla barriera. Finisce con un pareggio per certi versi incredibile. A fine gara soddisfazione da parte di Amaulo, dispiacere per Cudini, a detta del quale il campionato è ancora molto lungo. Eccoci rientrati, allora avete visto il servizio di Campobasso Pineto, tra pochissimo le dichiarazioni di Daniele Amaulo da Selvapiana, però intanto Roberta volevo chiederti, rivedendo un po' la partita, se insomma ti aspettavi un Pineto subito dentro la partita, poi sparito dalla partita e poi che ci ritorna di prepotenza nel finale, alti e bassi. Possiamo dire che questa partita riassume un po' la stagione del Pineto? Mi hai praticamente tolto le parole di bocca, lo stavo dicendo, in una partita la stagione intera del Pineto. Il riassunto perché, in una partita? Sì, praticamente sì, perché comunque ecco, è un po' tutta la stagione che il Pineto ha faticato un po' a trovare la continuità. Sono stati spesso alti e bassi, ora con l'arrivo di Amaulo, sembra che la squadra, anche ovviamente con i nuovi innesti che poi sono sì, tornati nel mercato di riparazione, sembra che la squadra abbia stia trovando il proprio equilibrio, anche se poi ecco, il Pineto ci ha abituato quando gioca con squadre forti come forte è il Campobasso di Cudini, non ci dimentichiamo che veniva da 13 risultati utili consecutivi di cui 10 vittorie e 3 pareggi, sì, per cui sicuramente questa non era una partita semplice, quindi io ti dico che
approccio giusto me lo aspettavo, perché solitamente il Pineto difficilmente poi stecca queste partite. Probabilmente le stecca più in casa, esatto. Volte l'approccio lo manca più in casa che fuori. Esatto. E poi non mi sarei aspettata più che altro delle disattenzioni così evidenti da parte del Campobasso, sì. Più che perché poi ecco, il Pineto non è una squadra che segna moltissimo, infatti ho detto, ma quando non vedendo la partita ho detto, ma tre gol il Pineto mi sembrava quasi strano, no? Mm-hmm. E poi effettivamente adesso abbiamo capito, c'è stata anche un'autorete e ci sono stati delle disattenzioni abbastanza evidenti, per cui Vediamo, siccome oggi durante Diretta Stadio noi eravamo collegati, però abbiamo sentito che giustamente da casa hanno richiesto di rivedere soprattutto l'episodio che porta al rigore dell'1-1, perché ci hanno scritto questo pomeriggio, insomma, che era un episodio assolutamente che non meritava la concessione del penalty. Lo rivediamo, poi non è l'unico episodio che vediamo, però questo in primis è la clip numero 1. Eccolo qua, il tiro del numero 8 Candellori, il colpo di mano di il numero 15, di Speranza. Aspetta, facciamo un attimo. Potrebbe. Sto cercando di vedere, ma le immagini sono proprio sfocate. Dovrebbe essere il numero 15, dovrebbe, quindi Speranza. Speranza, sì. Se non sì, sì, dovrebbe sì. essere lui. Ok, sì. Allora, che ne pensi poi Paolo e poi Andrea? Ma innanzitutto che il Pineto è... No, innanzitutto, l'episodio. L'episodio, secondo me, è calcio di rigore. Ok, Paolo? Io credo che ci possano essere gli estremi per il rigore, sì. Andrea? Poco da dire, il rigore. E poi ti posso dire l'innanzitutto, sì. Il Pineto già domenica scorsa, Marianeschi mancava oggi per uno stupido fallo di mano a centrocampo, oggi ne hanno commesso un altro, per cui insomma. Ok, vediamo gli altri due, se non erro, episodi da Moviola, vediamo il secondo, che cos'è Andrea? È un contatto in area tra Pepe e Alessandro. Niente. No. Nemmeno lo commentiamo perché spalla a spalla non è nulla, assolutamente niente. Infatti l'arbitro dice subito di alzarsi a Danilo Alessandro. Il terzo episodio, qual è? Sempre sull'1-1 un contatto che coinvolge Cogliati e mi pare Bianciardi. Sì. E qui già questo è più borderline. Qui siamo me. Davvero borderline. Sì, Paolo, te che possiamo ne pensi? Rivedere? Beh, sì. Diciamo che insomma è un'azione quantomeno dubbia, perché sembra che, insomma, mi sembra di capire che il giocatore del Pineto vada addosso a quello del Campobasso in maniera un po' troppo irruenta. Sì. E poi non so se il fallo comincia da fuori, però guarda, allora siamo dopo la linea, quindi è dentro. No, è dentro. Ok, perfetto. No, io forse ho capito cosa intende Roberta, se il contatto tra il piede destro del giocatore del Campobasso e il piede sinistro di Bianciardi e dentro o fuori l'area di rigore. Questo effettivamente il dubbio potrebbe sorgere, però da qui è veramente complicato, vi diciamo, assicuro. Che la gamba destra di Cogliati mi sembra sulla riga, Bianciardi è appena fuori. Cioè, se stiamo al piede e alla gamba di Cogliati è in area, nel senso che è sulla linea. Ok. Va bene. Secondo me, se quello di Pepe possiamo tranquillamente dire di no, questo qui, insomma. Ok, per il Pineto si parla di una stagione di alti e bassi, i punti bassi lo sappiamo, di alti invece neanche l'ombra, oltre il quarto posto non si è andati. In realtà sì, tendenzialmente non è proprio non è una disamina sbagliatissima, no, perché effettivamente... Di alti non è che ne abbiamo visti tantissimi. Ma guarda, io non ho problemi a dire che sicuramente è una stagione che, per come era stata disegnata in avvio, in apertura, non si è rivelata. Ecco, per cui sicuramente ci si aspettava qualcosa di più. Il Pineto attualmente è fuori anche dalla zona playoff, perché oggi c'è stato il sorpasso dell'Agnonese, per cui sicuramente non è la stagione che si era preventata
preventivata all'inizio, così come sono stati fatti indubbiamente degli errori che poi il mercato di riparazione ha evidenziato. Cioè la stessa dirigenza con il mercato di riparazione ha di fatto ammesso di aver fatto degli errori iniziali. Ok, col ritorno di Marianeschi, Tomassini. Comunque ci andiamo ad ascoltare Daniela Maolo e poi, a proposito di Agnonese, vedremo il tuo servizio di Giulianova Agnonese, perché oggi Agnonese ha superato proprio il Pineto. Però intanto Daniela Maolo. Sicuramente abbiamo fatto una prestazione importante e per fare risultato qui a Campobasso abbiamo bisogno soltanto di una prestazione importante. Purtroppo magari nella prima frazione, dopo essere partiti bene e aggressivi come abbiamo preparato la partita, abbiamo difeso troppo bassi, quindi se difendi troppo basso con una squadra di qualità e subisci l'uno contro uno con giocatori importanti come D'Alessandro e Cogliati e via dicendo, fai fatica. Infatti penso che il Campobasso ha pareggiato con merito e ha avuto anche qualche situazione favorevole. Poi nella seconda frazione, in 10 minuti, la partita sembrava finita, però la squadra ha avuto una grande reazione e ci ha creduto fino alla fine, anche sul 3-3 provato ancora a giocare perché voleva cercare la vittoria. Penso che sia stata una partita entusiasmante, bella, e che entrambe le squadre volevano vincere, quindi con tantissime situazioni sotto porta, quindi complimenti al Campobasso, complimenti anche a Pineto che secondo me ha fatto un'ottima partita. Oh, peraltro abbiamo fatto vedere in apertura il servizio del notaresco, adesso il servizio del Pineto, perché domenica prossima c'è Pineto notaresco. Peraltro domenica prossima sarà una super domenica. Sabato Ortona, altro che lucertolo in tasca, avevano i serpenti. Peraltro io avevo chiesto un paio di puntate fa che cosa significasse lucertolo in tasca, poi un telespettatore in extremis è riuscito a darci la giustificazione, la spiegazione. Io non ignoravo il significato, vuol dire porta un po' sfiga. Teramo, a che ora ne parlate? Dopo l'ultima parte, dalle 20:40 in poi, anche perché c'è solo il servizio da far vedere, quindi c'è silenzio stampa, quindi ne parleremo della partita e nient'altro. Peccato che Alfadini il prossimo anno non potremo più seguire la trasmissione, no, dato che spariremo, no. Però ci sono parecchi problemi a Giulianova. Vediamoci il tuo servizio. Sì. Giulianova Agnonese 0-1, Roberta Di Sante. Non può che iniziare così Real Giulianova Olimpia Agnonese, con il sentito ricordo di tutto l'ambiente giallo-rosso a Franco Bei, grande uomo di sport, arbitro e tifosissimo giugliese, compagno di tante domeniche Alfadini che non ce l'ha fatta a vincere la sua personale partita dopo il tragico incidente di pochi giorni fa. La società, la squadra, il tecnico del grosso e i tifosi che espongono in curva lo striscione vicini alla famiglia Bei si stringono al dolore di una città intera. In campo oggi il Giulianova gioca anche per Franco. Senza Nazzari squalificato per 3 giornate, ma con Ferrini che ritrova una maglia da titolare. Di fronte l'Agnonese di Diakité e di Arrà, reduce dal largo successo sul Chieti. La gara è agonisticamente combattuta fin da subito, a farne le spese Allegra, Vitelli e Minicucci, che finiscono sul taccuino del direttore di gara Gavini in nemmeno 10 minuti di gioco. La prima occasione al minuto 13 è di marca ospite, con di Arrà che dal limite gira alto sopra la traversa. Al 20° Viskovic commette fallo su Balducci in ripartenza, ma questa volta il direttore di gara lo grazia. 2 minuti più tardi, l'occasione più importante per il Giulianova, sui piedi di Cipriani che in diagonale impegna Meri, bravo nell'occasione a chiudere lo specchio. La gara stenta a decollare e al 34° Bifulco prova a complicarsi la vita da solo, rinviando sulla schiena di Amaia, salvo poi riuscire a recuperare lo sbaglione. Sugli sviluppi dell'azione ancora un fallo, questa volta di Diarra su D'Antonio, altro cartellino giallo tra le proteste e altro capannello di uomini intorno al direttore di gara, che impiega qualche istante a riportare la calma. Nell'occasione ammonito anche il medico sociale giallorosso. La gara si sblocca solo all'ottavo della ripresa, alla prima vera occasione utile, una cinica Agnonese passa, Diarra calcia dal limite, Amaia si coordina e rovesciata e la prodezza diventa un cross per Nicolao che in spaccata trafigge Bifulco a fil di palo. Il Giulianova accusa e al 16° potrebbe incassare anche il raddoppio con la conclusione dal limite di Acosta che si alza di pochissimo sopra la traversa. La reazione del Giulianova è sterile, Di Paolo e Ramcu provano a sfondare sulla destra senza riuscire a scardinare le maglie della difesa granata. Al 25° è Torelli a procurarsi un buon calcio di punizione dal limite, ma Barlafante a giro non riesce a centrare il bersaglio grosso. I giallorossi si affidano troppo spesso ai lanci lunghi tagliando il centrocampo, ma i tentativi sono ben
le Itali. Al 36esimo, nella confusione, i giuliesi reclamano per un fallo di mano, ma il direttore di gara fa proseguire. Ultimo tentativo, al 43esimo, il tiro cross di Ferrini, ma Meiri esce in anticipo e fa sua la sfera. Un passo indietro per la squadra di Del Grosso, che rispetto alle ultime uscite fatica nella manovra e paga cara l'unica disattenzione di una partita brutta, dove a vincere è la squadra più cinica. Con i tre punti, l'Agnonese approda al quinto posto in graduatoria, scalzando il Pineto, e non nasconde l'obiettivo playoff. Classifica adesso invece che si fa sempre più delicata per il Giulianova, con i tifosi che contestano la società a fine gara. Erminio Rullo, ha vinto la squadra più cinica al termine di una partita brutta? Sì, direi di sì. Come ho detto ai colleghi prima, l'episodio ha portato tre punti alla nostra squadra. Ci abbiamo creduto fino alla fine, perché a noi, appunto, diciamo che la classifica è, per puntare ai playoff dobbiamo cercare di vincere più partite possibili, quindi ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. Però è stata una partita, ripeto, brutta sull'aspetto del gioco, ma maschi a livello agonistico. È una partita che permette all'Agnonese di entrare in zona playoff? Sì, visto la classifica adesso siamo dentro, però è corta, dobbiamo pensare già a domenica, perché affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti come oggi e dobbiamo fare il nostro percorso, poi vedremo a fine campionato dove saremo. Sapevamo che era una partita con dei ritmi elevatissimi, così è stato, però credo anche che la squadra abbia espresso... abbia dato tutto quello che poteva dare, purtroppo abbiamo commesso l'unica ingenuità, l'abbiamo pagata cara, però io non rimproverò nulla ai ragazzi, quindi andiamo avanti a testa alta cercando di in tutti i modi di raggiungere l'obiettivo che abbiamo. È difficile giocare in questo frangente del campionato anche con la pressione, perché questa sconfitta, insomma, non mette il Giulianova in una posizione di classifica, insomma, pericolosa? Noi siamo i primi a sapere la nostra posizione di classifica, quindi noi non ce lo deve ricordare nessuno, e stiamo lavorando per uscirne. Occorre pazienza, occorre lavoro, sacrificio e basta. Sicuramente critiche, insulti non aiutano, ma siccome siamo abituati da tempo, ci siamo chiusi appunto in noi stessi per cercare di lavorare e cercare di raggiungere più in tutti i modi quello che è il nostro obiettivo, quindi io penso che con il lavoro se ne esce, però io sono sicuro della mia squadra e di certo non trasmetterò paura, ansie, insulti o qualcos'altro, perché i giocatori di tutto hanno bisogno tranne che di questo tipo di atteggiamento. Ti faccio l'ultima: oggi era una giornata particolare in ricordo di un uomo, un grande uomo di sport che, a cui Giulianova deve tanto. Sì, infatti il pensiero va a Franco, che conoscevo molto bene, io lo ricordo con molto affetto, era un uomo molto generoso che vedevo quasi tutti i giorni, mi arbitravo tante partite, quindi è veramente una perdita molto, molto grande. Questo fa capire anche che, ecco, nella vita ci sono molte cose più importanti, perché siamo sempre a fare una partita di calcio, quindi ricordiamoci un attimino anche le cose più importanti, le tragedie grandi come quella che ha colpito il nostro Franco. Stracondivisibile quello che ha detto Del Grosso, è vero, è proprio così. Torniamo un po' sulla partita, Roberta, perché insomma hai visto che c'è parecchia delusione, parecchia insoddisfazione a Giulianova, perché il cammino della squadra giallorossa è quello che è. Che partita è stata questo pomeriggio? Sicuramente delle tre che ho visto, che ho seguito per TV6 del Giulianova finora, è stata sicuramente la più brutta delle tre che io ho visto. È stata una partita in cui
Il Giulianova ha fatto più fatica del solito, cioè se domenica scorsa dicevamo che tra Chieti, Avezzano e Giulianova quella che aveva dato più segnali, oggi secondo me questo è un passo indietro rispetto alle altre due prestazioni, perché comunque il Giulianova ha fatto più fatica a manovrare, a creare lì dove invece non è che l'Agnonese abbia fatto molto di più, nel senso che è proprio stata una partita brutta con pochissime occasioni, ho fatto difficoltà anche a confezionare il servizio. L'Agnonese ha segnato nell'unica occasione possibile, per cui ha vinto sostanzialmente la squadra più cinica. Il Giulianova non è stato capace di reagire, poi di imbastire una reazione veramente efficace, possesso palla piuttosto sterile, una partita che tra l'altro si è accesa subito anche dal punto di vista disciplinare con sentito, ma ha ammonito anche te l'arbitro? No, a me no. A te no. Cavalleria. Magari può darsi che la prossima volta. Comunque sì, è stata una partita insomma anche l'arbitro in alcune occasioni ha fatto un po' fatica a tenere, e comunque il Giulianova avrebbe sicuramente potuto fare qualcosina di più nell'occasione, soprattutto nel secondo tempo, solo che poi l'Agnonese si è abbassata moltissimo e ha chiuso con efficacia. L'unica cosa è che a mio avviso avrebbe potuto cercare di giocare un po' più palle, è vero che il terreno di gioco non è in buone condizioni. Sì, per lo cui, vediamo. Anche quello ha messo in difficoltà le due squadre, però il Giulianova si è affidato troppo a questi lanci lunghi e la difesa dell'Agnonese è sempre piazzata con giocatori fisici, non ha concesso praticamente nulla. E questo è il risultato della partita. Certo. Il Giulianova ha sbagliato in quell'unica occasione e l'ha pagata cara. C'è stata la contestazione a fine partita da parte dei tifosi nei confronti della società, del presidente Bartolini, che non c'era al Fadini. E quindi insomma si rumoreggia insomma abbastanza, perché comunque ci si aspettava forse una reazione un po' più incisiva. Vediamo l'episodio da Moviola. Paolo, voglio un tuo giudizio. Un tocco in area, prova il lob di Paolo e Nicolao, autore del gol vittoria, che non si sa se tocca con la mano oppure no. L'arbitro, ricordiamo, Simone Gavini di Aprilia. Ma allora, mi sembra più petto che braccio, però da dietro ovviamente... Guarda, a me lo sai che cos'è che invece fa... Non dico che fa propendere, perché qui le certezze non ce le puoi avere mai, nessuno, né in un che senso... La visuale è quella che è. No, che... lo sai che cos'è che mi fa propendere un po' per il sospetto? È il movimento del braccio di Nicolao dopo, cioè lui lo allunga come per dire... perché se tu la tocchi di petto, che ci sia stato un tocco, quando c'è il tocco col braccio lo ritrae indietro. Esatto. È quello infatti che lascia è quello che lascia un po' perplessi, perché se tu vai di petto e sei sicuro di essere andato di petto, non hai nessun movimento del braccio, però chiaramente capite da voi, noi abbiamo stretto anche l'inquadratura, però con il corpo di Nicolao davanti è veramente complicato. Non so se, e potrebbe essere un'ulteriore lettura, il giocatore tocca la palla con il petto, la parte esterna, poi gli scivola sul braccio e a quel punto lo ritrae. Sì, potrebbe anche essere così. Il fatto è che dalle immagini non si riesce bene a capire. Potrebbe essere, è la sensazione che ho io, è che la prende prima con una parte del corpo e poi col braccio, però cioè, è troppo complicato. Momentaccio Andrea per il Giulianova, che adesso avrà anche la Recanatese. Sì, è un momentaccio, però il Giulianova quando fa partite brutte, ma anche l'Agnonese ha giocato male quest'oggi, cioè è stata una brutta partita, è quasi naturale che perda, se consideriamo che nelle ultime partite il Giulianova ha fatto molto meglio, ha fatto bene,
ma tra rigori sbagliati, errori e quant'altro non ha mai vinto delle partite che poteva vincere, anche giocate in superiorità numerica. Non ha vinto la partita di Vasto ed era una vittoria per come si era messa la portata. Non ha battuto il Materica facendo una grande partita, sbagliando un rigore, non sfruttando la superiorità numerica. Idem contro il Monte Giorgio, due rigori regalati da Diamutene, e partita che non è stata vinta. L'espulsione di Nazzari fuori tre turni, dopo il Giulianova a Monte Giorgio era in superiorità numerica. Anche lì, quindi sono state talmente tante le occasioni sprecate in condizioni favorevoli che è quasi naturale che dopo tutto quello che è accaduto oggi una brutta partita la si perda. A me preoccupa più che il Giulianova non abbia fatto punti nelle precedenti partite. Comunque al netto della vittoria di oggi dell'Avezzano avremmo potuto dire che il Giulianova tra le squadre in basso è quella che lotta di più, però è anche la squadra che ha meno talento, cioè il Chieti ha tanto talento in avanti, non si vede, ma ce l'ha se prendiamo i giocatori. L'Avezzano sta cercando di risalire e comunque ha messo dentro giocatori di talento. Il Giulianova è una squadra indebolita dall'ultimo mercato che non ha tanto talento e deve lottare facendo leva sull'ardore, sul fattore Fadini e quant'altro, però purtroppo questo non basta. Ripeto, è la squadra che lotta di più tra le abruzzesi in basso, ma paga delle lacune dal punto di vista tecnico. Oh Andrea, c'era una domanda molto lunga per te, eccola qua. Volevo dire, grazie a Trevis, a Mergiotti, Mastrangelo per la bellissima classifica che abbiamo, la faccia dell'entusiasmo è. Per l'ennesima volta avete di nuovo calpestato la passione di un'intera tifoseria, qui siamo a Chieti ovviamente, invece di fare il silenzio stampa, perché non vengono in TV a spiegare i motivi di questa disfatta? Vorrebbero un commento da te. Però non so su che aspetto, sulla disfatta, sul silenzio stampa. Beh, motivare questa stagione che al momento è disastrosa, quello sarebbe il senso. Il silenzio stampa noi lo critichiamo sempre. Diciamo che tra il silenzio stampa che è stato indetto dal Teramo e quello indetto dal Chieti, quello che si capisce di più è quello del Chieti, che ha indetto il silenzio stampa dopo aver fatto una striscia di 4 sconfitte, ora diventate 5, ma avendo perso 2 partite di fila per 5-0. Voglio dire, lì è anche un segnale che si può dare e lo comprendiamo anche di più. Detto questo, capisco che ci possa essere imbarazzo e prima ancora di dare ulteriori spiegazioni magari si vuole vedere la fine di questa storia, che al momento però è molto triste perché i risultati parlano chiaro e il fatto che oltre ad esserci stati due avvicendamenti tecnici da Grandoni a Di Meo, da Di Meo a Grandoni, il fatto che si siano cambiati una cinquantina di giocatori la dice lunga di quello che è successo, su quello che è successo. La partita contro il Materica cosa ha detto ieri? Che questa squadra, pur avendo migliorato la propria prestazione rispetto alle ultime due gare, ma era difficile fare peggio, è abbastanza sterile in avanti e poco si spiega visto il potenziale, un giocatore ecco come Sivilla che ha fatto questo gran gol, ma è incredibile la fragilità difensiva. E ieri mancavano dei difensori, ok, ma anche quando c'erano i difensori titolari questa squadra ha imbarcato gol. Non c'è coesione, sembra veramente che siano giocatori, una cozzera di giocatori messi lì in campo di scarsa levatura che non sanno quello che fanno in campo, perché altrimenti non si spiega la facilità con cui le squadre arrivano al tiro e segnano. Ieri anche il Matelica, a mio avviso, ha fatto una partita non eccezionale, in tono minore, sono bastate due accelerazioni per vincere la partita. Questo è il segnale di grande fragilità che lascia questa squadra. Ora anche la società ha fatto un passo avanti, c'è stato il comunicato, il silenzio stampa, ma la situazione è davvero delicata e probabilmente la partita di domenica è una partita del non ritorno, cioè sì, se si sbaglia a Cattolica praticamente se non si saluta la Serie D poco ci manca. Sì, anche perché adesso stiamo rivedendo alcune immagini di ieri, insomma la sensazione, soprattutto quello che stupisce è quello che dicevi te, l'atteggiamento difensivo che spesso e volentieri sembra proprio, intanto questo era un fallo di mano però, questo era rigore, questo era sicuramente rigore, non scherziamo, diciamo sembra una fase difensiva abbastanza improvvisata,
Sì, sì. Io devo dire la verità, sono stato un paio di settimane fa nella partita contro il Porto Sant'Elpidio 0-5, vabbè, il risultato dice tutto, però in realtà quella è una partita che tra lo 0-1 e lo 0-2 il Chieti è stato dentro la partita, però poi arriva ad un certo punto in cui comincia a prendere delle imbarcate clamorose, perde totalmente le distanze questa squadra e non riesce evidentemente. Ma è evidente che ora questi sono giocatori che comunque hanno un valore lì davanti, ma anche dietro, comunque Meola che ieri ha giocato difensore, lui è un centrocampista, non posso credere che sia questo il valore. C'è un senso di sfiducia, un clima di sfiducia che è moltiplicatore delle difficoltà che ha il Chieti. Certo. C'è bisogno di una svolta, di un'inversione di tendenza, non so come, però c'è bisogno di una scintilla che inverta il trend, che in questo momento è semplicemente disastroso. Come ho visto ieri il Chieti, nonostante abbia fatto meglio delle ultime due partite, ma se il Chieti gioca come ieri ed è fragile come abbiamo visto ieri, è impossibile salvarsi. Assolutamente. Oh, passiamo alle note liete. Ce ne siamo. Buonasera, ma ci mettete davanti una scelta. Teramo Inter nei primi 15 minuti, Paolo. Paolo, sappi che non è solo una tua scelta. Tu considera che devo andare avanti per altri 26 minuti e tra poco alla Dacia Arena inizia Udinese Inter. Quindi sappi che c'è anche chi sta peggio. Va bene. Scherzi a parte, arriviamo alle note liete. Adesso ci facciamo tre vittorie consecutive. San Giustese Vastese 1-2, vediamo insieme il servizio. Buona la prima per Massimo Silva all'esordio sulla panchina della Vastese dopo l'esonero in settimana di Marco Amelia. Gli aragonesi hanno vinto 2-1 al Polisportivo di Civitanova contro una San Giustese che ha offerto una buona prova soprattutto nel primo tempo. Silva in soli 4 giorni di allenamenti ha rivitalizzato giocatori che erano finiti ai margini del progetto abruzzese quali Palumbo, Dos Santos, Vittorio Esposito e non a caso hanno messo lo zampino sul successo in terra marchigiana. Sontuosa la prestazione di Palumbo, autore del gol del pari dopo il vantaggio iniziale dei locali, mentre Dos Santos ha completato il sorpasso. Esposito è andato al piccolo trotto, ma quando si è acceso ha fatto vedere le sue straordinarie doti tecniche e solo un monumentale Chiodini gli ha negato la rete. La San Giustese era partita bene mettendo in difficoltà la Vastese, costretta a scalare i due esterni di centrocampo, proponendo in fase di copertura una difesa 5. Romano è stata una spina nel fianco degli ospiti, mentre il gol alla truppa di Campedelli è mancato di un soffio. Gli abruzzesi hanno impiegato più di un quarto d'ora a trovare le giuste contromisure, una gara giocata a viso aperto dai rossoblù nonostante la differenza tecnica tra le due squadre. Il vantaggio della San Giustese è persino meritato, lo firma al 28esimo Alessio Palladini al termine di una bella azione corale, ma la gioia dura appena 100 secondi perché Palumbo poco dopo disegna una traiettoria imprendibile per Chiodini con la palla che termina sul palo lontano. L'episodio che cambierà il volto, la partita arriva al 42esimo, Buonaventura rimedia il secondo giallo per un fallo tanto ingenuo quanto inutile. La superiorità numerica regala ampi spazi alla Vastese che si piazza stabilmente a 3 dietro con un secondo tempo in pieno controllo. Al 19esimo il gol del sorpasso, Pizzutelli calibra una punizione col goniometro per la testa di Dos Santos, sino a quel momento evanescente. Il vantaggio spiana la strada agli ospiti che al 24esimo mancano il tris quando Chiodini ci mette letteralmente la faccia al termine della serpentina di Vittorio Esposito. I cambi ordinati da Campedelli non produrranno pericoli dalle parti di Di Rienzo, per lui solo ordinaria amministrazione, mentre il finale è tutto aragonese. Per la San Giustese arriva la quinta sconfitta consecutiva in casa, il cammino verso la salvezza diretta appare ormai compromesso. Mister, com'è stato questo ritorno in panchina? Al termine della gara l'abbiamo vista però provata nonostante la vittoria, 3 punti importanti. Sì, è chiaro, 3 punti importanti, la partita poi comunque eravamo in vantaggio, potevamo anche chiuderla col terzo gol e quindi si sta sempre in apprensione perché il calcio non si sa mai, però dopo abbiamo condotto bene nel finale senza soffrire, una vittoria importante per i ragazzi. Ecco mister, Palumbo è stato a mio giudizio il migliore in campo, benissimo anche Di Filippo perché dalle retrovie in pratica cercava di far ripartire subito l'azione per la propria squadra. Dos Santos e Vittorio
Vittorio Esposito a fasi alterne, però quando si sono accesi hanno insomma creato non pochi problemi. Sì, sono i nostri tre o quattro giocatori di spicco e quindi loro ci devono dare quella qualità in più. Devo dire che chiaramente anche psicologicamente, soprattutto i tre davanti, non erano proprio carichi, però con i gol e con le giocate di oggi prenderanno morale e ci daranno una mano sicuramente. Poi impostavo la difesa 3, poi devo dire che gli esterni della San Giustese erano molto bravi, quindi ci hanno obbligato un po' a metterci a 5, però come dico sempre ai ragazzi, in quei momenti bisogna resistere per poi ripartire con gli esterni, l'abbiamo fatto anche molto bene. Questi due eventi hanno inciso comunque una prestazione secondo me giusta, buona, dove siamo riusciti a fare le cose che avevamo previsto. Dispiace, c'è molta amarezza perché questi ragazzi oggi si meritavano di prendere il risultato e di fare risultato, ma purtroppo questo non è successo e questo ci lascia amarezza. La situazione è difficile, lo sapevamo, ma ci sono dei progressi, l'abbiamo visto anche in settimana, l'avevamo notato e sono stati riportati in campo, perché comunque concedere pochissimo a Navastese e mettere in difficoltà, perché comunque Navastese può essere anche in difficoltà, ma è una grandissima squadra. Questo è comunque una cosa positiva, però ovviamente a noi adesso servono i punti, anche se noi dobbiamo crescere ogni giorno dobbiamo trovare dei miglioramenti, perché adesso mancano 12 partite e noi dobbiamo farci sempre trovare più competitivi. Il gol preso però è venuto comunque dopo che l'avevamo fatto, la partita ripartiva dagli stessi concetti di prima, però quell'espulsione è stata pesante. Oh, bella vittoria della Vastese in una settimana che ha chiuso il calciomercato. Ne parleremo tra poco della vittoria della Vastese, però una settimana che ha chiuso il calciomercato con un colpo da 90 della Vastese, che ha dato un suo ragazzo giovanissimo, Nicolò Cavuoti, al Cagliari. Allora ne parliamo, lo ringrazio, lo saluto, gli auguro una buona serata, segretario della Vastese Franco Nardecchia. Ciao Franco, ben risentito. Buonasera Jacopo. Buonasera a te. Allora, ne abbiamo parlato anche questo pomeriggio al telefono, insomma è una bella soddisfazione mandare un ragazzo così giovane in un club già di Serie A, eccolo qua, lo vediamo nel profilo Transfermarkt, lo ricordiamo, è 2003, Nicolò Cavuoti, è un ragazzo che adesso avrà la possibilità, Franco, di farsi le ossa con un primavera in Serie A, ma raccontaci un po' qualche scucitura, qualche cosa che non sappiamo di questa trattativa, i tempi come sono stati, insomma, immagino che te hai dovuto preparare tutte le carte, avete dovuto ricevere tutte le carte dal Cagliari. Sì, effettivamente la documentazione l'ha dovuta produrre la segretaria del Cagliari, in quanto essendo una squadra professionista doveva essere fatto su documentazione loro. Io ho solo dovuto praticamente stampare, far firmare ai genitori, al ragazzo, al presidente, riscannerizzarle e rinviarla nuovamente alla segreteria, dopodiché varie vicissitudini, perché c'era stato anche un errore di firma, in quanto non firmava più Giulini ma un suo delegato, e quindi l'abbiamo dovuto rifare due volte. Dopodiché alle 8:15, quindi un quarto d'ora prima che chiudesse il calciomercato, ho avuto la conferma dalla segretaria Chiara Matteoli, che è la figlia di Gianfranco Matteoli. Sì. Franco, te mi hai raccontato anche, perché è uscita la storia giustamente del fatto che anni fa, i primi anni 90, Mario Lemme andò al Parma in una società di Serie A, cosa che è uscita, ma non è stato l'unico giocatore poi in realtà che ha fatto questo percorso da Vasto fino alla massima serie, è vero? Allora, sono passati 30 anni da quando Mario Lemme dalla Vastese, perché anche allora si chiamava Vastese, passò al Parma per una cifra molto elevata, non la dico perché... Vabbè. Però cominciare da Donato Anzivino, che è stato anche compagno del nostro mister Massimo Silva ad Ascoli,
Paolucci, l'allenatore Silvio, è stato anche lui, è partito da Vasto e poi è andato ad Ascoli, e successivamente c'è stato un altro ragazzo che noi avevamo preso in prestito dal Treviso, si chiamava Osellame, che l'anno successivo andò a finire proprio a Cagliari, dove andò a finire adesso Cavuoto. Nicolò merita questa fortuna. Eh sì, il ragazzo, come l'hai sentito, d'altronde lo ricordiamo, lui è proprio un prodotto delle giovanili della Vastese. Sì, beh, noi l'abbiamo tesserato con noi quest'anno, però precedentemente era con la Virtus Vasto, che è praticamente la nostra consociata, diciamo, che fa il settore giovanile. E quindi Nicolò era entusiasta di andare a Cagliari, solo e esclusivamente a Cagliari, non ha rifiutato altre offerte che erano giunte sia dal Parma che dal Milan, lui voleva andare solo e esclusivamente a Cagliari. Ah, quindi c'è stata anche il ragazzo ha avuto la sua volontà, ha avuto la meglio. Franco, allora complimenti ovviamente a tutta la società, partendo dal presidente Bolame, il vicepresidente Scaveta, insomma a tutta la società vastese, per questo che è comunque un vanto per una società della nostra regione dare un ragazzo così giovane già ad una società di Serie A. Torniamo un po' alle cose concrete. Sei contento per la vittoria oggi contro la San Giustese? Beh, l'inizio sprint di Massimo Silva. Ci voleva proprio, dopo tre risultati un po' scadentissimi, almeno una vittoria che rimpingua il punteggio e soprattutto per il buon inizio di Massimo Silva. Massimo, io lo conosco da tantissimi anni, merita, non ha avuto quella fortuna che avrebbe meritato, penso io, perché magari ha fatto delle ottime apparizioni con delle squadre blasonate, però avrei preferito che facesse un percorso ancora migliore, insomma, ecco, per Massimo Silva. Grazie Franco, io ti ringrazio per la disponibilità. Volevo solo dire un'altra cosa, che oltre a questi ragazzi che ho segnalato adesso, bisogna ricordare anche Da Inzara. Lorenzo, che fece gol addirittura a San Siro a Sebastiano Rossi, quindi lui aveva 16 anni. E qui c'è Paolo, tu te lo ricordi Paolo Da Inzara che ha segnato a Sebastiano Rossi? Purtroppo non lo ricordo. Purtroppo se lo ricorda Franco. Fiorenzo Da Inzara. Sì. Poi c'era Italo Ferri che era andato ad Ascoli pure, quindi diciamo che da Vasto sono partiti diversi calciatori. Anche inglese è un prodotto. Inglese è un prodotto sempre della Virtus Vasto e della PGS Vasto. Oggi gioca in Serie A e sono infortunato, è un giocatore di assoluto rilievo. Sì, assolutamente. È infortunato. Peraltro inglese andò a Ravenna in Serie C, fece il suo primo gol giovanissimo in un Ravenna Pescara di qualche stagione. Io l'ho visto giocare nel Lumezzane. Quando va bene. Lumezzane. Grazie Franco, io ti devo salutare perché dobbiamo ancora mandare il servizio della Mezzana e poi il Teramo. Buon proseguimento. Ti mando un abbraccio. Ciao Franco. Allora, insomma, bella vittoria della Vastese, peraltro con due giocatori che settimana scorsa e oggi ovviamente da casa sono sempre attentissimi, Paolo, come Palumbo e Dos Santos, che Amelia non aveva schierato, quando si dice, insomma, che poi ci si affida a dei giocatori che sono una certezza. Io adesso non conosco le vicissitudini dello spogliatoio, insomma, in casa biancorossa, però io se fossi un allenatore cercherei sempre di far giocare dei giocatori che hanno delle qualità, e Dos Santos e Palumbo sono giocatori che probabilmente sono anche un lusso per questa categoria. Se Amelia non li faceva giocare, evidentemente avrà avuto i suoi motivi, e io su questo non posso entrare, però Dos Santos è un giocatore che ha il fiuto del gol, e voglio dire, questi giocatori quando stanno bene, secondo me è sempre meglio mandarli in campo.
Va bene, noi adesso andiamo a Iesi, al Carotti di Iesi, per vedere Iesina Vezzano. Saluto Paolo Renzetti, ciao Paolo. Ciao, grazie Jacopo. Domani sera Pescara Cosenza a partire dalle 20.30 diretta stadio, tessere allo stadio Adriatico, ovviamente Andrea Costantini in studio. Ci vediamo Iesina Vezzano, pubblicità, poi lo commentiamo e vediamo anche Teramo Rende. Iesina Vezzano. La Iesina perde forse l'occasione per riaprire il suo campionato, perdendo al Carotti lo scontro diretto contro l'Avezzano, con un gol arrivato in pieno recupero. Il rammarico per i Roncelli è essere arrivati in questo match con le assenze pesanti di Villanova e Cruz Pereira, ma i tanti ragazzi scesi in campo hanno dato veramente tutto. L'Avezzano invece coglie un successo preziosissimo che gli permette di continuare a sperare. Partita molto bloccata tra due squadre che non possono perdere, vista la posizione di classifica. Partono meglio gli ospiti, che si vedono al sedicesimo con un rapido scambio Morales-Ciolaco, con quest'ultimo che mira il palo lungo ma sbaglia mandando il pallone sul fondo. Col passare di minuti la Iesina cresce, guadagna campo e si vede per la prima volta al 29esimo con una conclusione sballata di Ciurlanti. Al 32esimo la più grossa occasione della prima frazione è la confezione dei Loncelli, punizione dal lato destro di Enrico, cross verso il secondo palo dove la trova la sponda di Marini che la rimette dentro verso la testa di Nevi che schiaccia verso la porta. Patania però con un grande balzo ricaccia letteralmente la palla da dentro la porta. Protesta dei padroni di casa perché chiedeva una concessione del gol, ma sia l'arbitro che l'assistente fanno proseguire. Un minuto dopo ci prova Enrico su punizione ma colpisce la parte esterna della rete. Il primo tempo in pratica termina qui. La ripresa si apre sulla falsa riga della prima frazione di gioco con tanti errori da entrambe le parti. La prima azione degna di nota è al decimo con Nebbi che supera di forza Cimino, converge verso il centro e prova il tiro a giro ma il pallone non inquadra la porta. Al 25esimo si rivedono gli abruzzesi, una bella apertura verso Ciolaco che da buona posizione spara sul fondo. Al 39esimo ancora biancoverde con una conclusione di Traditi che viene deviata e finisce lontano dai pali. Gli ultimi minuti vedono la Iesina cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma all'ultimo minuto di recupero l'Avezzano piazza il colpo mortale per i biancorossi. Ciolaco ingaggia un corpo a corpo con Maggiori e cross verso il centro. Boccanera è incerto nell'uscita e sotto misura di Gianfelice, in spaccata, mette dentro. È il gol che decide un match premiando forse oltre misura l'Avezzano e boccia la Iesina, che non meritava questa sconfitta. Veramente tutto, contro un avversario tosto che si è rinforzato anche negli ultimi tempi, per cui chiaro c'è rammarico, dispiacere, perché comunque la partita, se andiamo ad analizzarla, postando noi chiaramente con un assetto, ripeto, dovuto a tante situazioni, abbiamo avuto quelle due o tre palle che sapevamo dovevamo sfruttare, poche magari, però mi sembra che loro grossissime occasioni non ne hanno avute e hanno sfruttato una palla in mezzo a una selva di gambe. C'è un grosso rammarico perché questi ragazzi comunque stanno sudando per questa maglia. Io capisco anche i tifosi, capisco la piazza Iesi che è una piazza importante, chiaramente i tifosi hanno una delusione, però io devo difendere questo gruppo perché qua non ci sono mercenari. Ho letto un cartello, uno striscione che se ci deve spronare comunque forse ci ha spronato, perché questi ragazzi, parliamo di tanti under fanno questo sport, danno tutto, si impegnano, possono avere dei limiti chiaramente, perché questo è un girone, è un campionato difficile, possono avere dei limiti, però sul piano di onorare e sudare per la maglia, questo nessuno ce lo deve mai imputare, perché anche oggi qualcuno stava piangendo nello spogliatoio, quindi è un segnale che l'attaccamento alla maglia c'è. Sì, questa era una partita da vincere anche con un pizzico di fortuna. La fortuna è girata dalla nostra parte questa volta e siamo contenti, anche se abbiamo fatto comunque una partita sotto l'aspetto dell'attenzione, abbiamo rischiato solo in un'occasione dove il nostro portiere è stato molto bravo. Si sapeva che la partita si poteva decidere con un episodio e l'episodio è venuto a nostro favore. Siamo contenti perché questa squadra secondo me può fare molto di più, soltanto che dobbiamo uscire da questa situazione mentale che non ci agevola. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, diamo la buona serata alla nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania! Buonasera! Ben ritrovata. Andrea, vittoria di importanza capitale per l'Avezzano.
Allora, oggi per l'Avezzano hanno segnato due giocatori, uno è di Gianfelice e l'altro è Patania, perché quell'intervento che ha fatto è stato davvero sensazionale, una sì. parata che vale la partita. Era la sua seconda gara in maglia biancoverde e Patania oggi ci ha messo la sua impronta su questa vittoria. E poi di Gianfelice, che riaprì al 94esimo quel campo basso avezzano con un bel gol in, in sforbiciata, e poi ci fu il pareggio di Agati su rigore. Ecco, che parata di Patania, strepitosa. E oggi ha segnato un gol che ha un peso specifico incalcolabile, un gol realizzato peraltro da opportunista, da centravanti sotto porta, una zampata provvidenziale, devo dire ottimo esordio di Ciolacu, questo centravanti rumeno, è arrivato finalmente il transfer, è stato pericoloso in altre circostanze, si vede che insomma è un giocatore tra virgolette cattivo agonisticamente, e insomma anche Ciolacu ci ha messo del suo per realizzare quell'assist convertito in gol di Gianfelice. Quindi bene, spero che per l'Avezzano questa partita rappresenti la svolta del campionato. Anche perché insomma quanto sarebbe stato dura se non avesse fatto quella parata Patania, risalire dall'1-0 certo. peraltro in uno scontro diretto. Va bene. Ania, vengo da te tra poco. Prima ci vediamo Teramorend 3-0? Sì, vediamoci Teramorend 3-0. Teramo regola il Rend 3-0, partita mai in discussione col Diavolo che passa in vantaggio nel primo tempo e nel secondo mette al sicuro il risultato salendo a quota 37 punti in classifica. Tenino conferma le indicazioni della vigilia con Arrigoni in mezzo al campo e la coppia Cristini-Soprano al centro della difesa rende in clamorosa emergenza. In attacco c'è Colima, Rigoli ha a disposizione solamente 18 giocatori e schiera un 4-5-1 che vede Godano unico riferimento avanzato con Vito Francesco inedito Frangiflutti davanti alla difesa. La prima parte soporifera è squarciata però dalla rete del vantaggio di casa. Bombaggio al 16esimo dalla bandierina mette al centro un pallone velenoso che Cancellotti ribadisce sotto misura con una girata che si insacca all'incrocio dei pali. Terzo gol in stagione per l'esterno destro biancorosso, l'1-0 stappa la partita. Al 19esimo Ilaria a potersi sistemare il pallone sul sinistro e sparare la posizione defilata verso Savelloni, sfera potente ma alta. Il Teramo sembra in controllo della partita ma al 31esimo Nossa si ritrova da solo dalle parti di Domei sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma si divora la rete del pareggio. Ancora Ilaria al 34esimo sfrutta la corta respinta dello stesso Nossa, altra conclusione che manca di poco il bersaglio grosso. La formazione calabrese sul finale di tempo torna a farsi vedere con Collocolo che assistito da Giannotti prende l'ascensore e di testa colpisce la parte alta della traversa. In apertura di ripresa clamorosa l'occasione che capita ancora di Lari, liberato dalla sponda di Magnaghi, Savelloni in uscita bassa chiude la conclusione del centrocampista. Malasse si ripropone al 58esimo, azione tutta verticale, il fraseggio è di altissimo profilo. Ilari trova il corridoio per Magnaghi, colpo sotto del centravanti, il raddoppio del Teramo, sesta rete in campionato per il centravanti di casa. Diavolo sulle ali dell'entusiasmo che sfiora il Tris con Bombaggi, il cui sinistro centrale parato da Savelloni. Tris che però arriva a stretto giro, anche qui grazie ad una combinazione tutta in verticale. Costa Ferreira per la testa di Santoro, sponda che libera ancora Magnaghi, destro mortifero, pallone in fondo al sacco e gara in cassaforte per l'11 di Tedino. Il rende al tappeto e si rivede solo al 77esimo con il piazzato alto calciato da Giannotti da buona posizione. Tedino, dopo aver inserito Belligea e Mungo, conclude le sostituzioni con Minelli, Viero e Florio per Bombaggi, Santoro e Tentardini in un finale in cui il Diavolo amministra l'ampio vantaggio senza soffrire nulla e tornando al successo, il quarto in 5 gare nel 2020. Ora la controprova in trasferta a Viterbo, lontano da casa, dove spesso sono arrivate meno soddisfazioni di quanto ci si potesse aspettare. Mister, è arrivata una sconfitta, oggi però non era facile, avevate tante difficoltà, tante defezioni, che giudizio dà comunque della gara? Ma guardi, una partita che, come ha detto lei, avevamo tante defezioni, però alla fine abbiamo presentato 11 giocatori in campo e quindi ce la siamo giocata. Nel primo tempo secondo me meritavamo qualche cosina in più, abbiamo preso una traversa su un colpo di testa di Collocolo, su un altro piazzato abbiamo sbagliato a porta vuota e quindi c'è questo rammarico, ma questo non significa che il Teramo non abbia meritato la, la,
la vittoria. Ma gli obiettivi sono sicuramente quelli della salvezza e questo è l'obiettivo primario. Naturalmente io da una settimana e mezza che sono a Rende sapevo di andare incontro a una situazione difficile, però penso che il gruppo mi sta dando dei buoni segnali per quello che fanno durante la settimana. Fermo restando che poi c'è la partita la domenica e là è la prova del 9, dove è l'unico giudice è sempre il campo, quindi, ma noi continueremo a lavorare senza batterci più di tanto, sapendo che è dura digerire questa sconfitta di oggi, anche per il risultato. E secondo me il Teramo è una squadra di grande qualità, così come la Ternana, forse sono le due squadre che hanno più qualità di tutte. Secondo me si specchiano un po' e quindi la Serie C non è questa quella di specchiarsi, ma è bensì quella della lotta, il girone C di graffiare in tutti i campi, perché nel girone C ci sta che puoi perdere a Bisceglie o a Rieti o a Rende e poi vincere magari a Reggio. Quindi il campionato è questo tipo di campionato, solitamente il girone C lo è stato così e durante gli anni questo lo ha sempre dimostrato. Oh, tutto facile, vero? Beh sì, oggi era insomma anche sulla carta compito abbastanza semplice, senza nulla togliere ovviamente al Teramo per la vittoria o al Rende, ma già era abbastanza deficitaria la situazione di per sé vista la classifica. Poi si sono aggiunte anche le assenze tra squalifiche ed infortuni, insomma era un compito complicato per i calabresi recarsi a Teramo e provare a fare qualche punto. Insomma è stato confermato quella che era la sensazione, nonostante poi è sempre facile parlare sulla carta, bisogna poi scendere in campo e fare bene. Diciamo che al Teramo è bastato alzare un po' il ritmo nella ripresa, perché nel primo tempo insomma il giro palla era abbastanza lento, a parte l'episodio del gol che poi alla fine è arrivato anche dagli sviluppi di un calcio da fermo. Nel secondo tempo, tolte la paura della traversa sul finire della prima frazione, nel secondo tempo al Teramo è bastato alzare un po' il ritmo, costruire due belle azioni che poi è riuscita a concretizzare Magnaghi per portare a casa la vittoria. Adesso la vera sfida è cercare di dare continuità un po' in trasferta a questo cammino in casa, che è sempre stato sfavillante anche nel girone di andata. Io penso che Rigoli, con quelle parole nel finale dell'intervista, abbia un po' fotografato quello che è stato il campionato del Teramo fino a questo momento, perché sì, Poi è lontano da casa che effettivamente si vede la necessità di avere un po' più di carattere, un po' più di personalità, un po' più anche la voglia di segnare, non perché non si abbia, ma perché a volte, anzi spesso nel girone C, su campi complicati come poteva essere quello della Cavese, come poteva essere Monopoli nel girone come di andata, come sarà Viterbo, su campi così complicati non basta saper giocare bene, ma serve qualcosa in più, e il Teramo in trasferta quel qualcosa in più non lo ha ancora trovato. È arrivata la vittoria all'inizio anno contro la Sigula Leonzio ed è ovviamente sembrava un'inversione di tendenza, ma poi la sconfitta contro la Cavese ha detto che un'inversione di tendenza effettivamente non è stata. Quindi, per dare continuità al cammino buono che fino a qui si è fatto in casa con le 8 vittorie, il Teramo deve cercare di cambiare il proprio destino in trasferta, perché due vittorie soltanto sono obiettivamente poche per una squadra come il Teramo. Quindi quel qualcosa in più in trasferta va ancora trovato. A Viterbo non sarà facile, però sarà l'occasione appunto per cercare di trovare quel qualcosa in più, se il Teramo ha quel qualcosa in più ovviamente, certo. Perché fino a questo momento le trasferte hanno detto che in questo aspetto di personalità, di carattere, anche magari capacità di segnare gol sporchi, il Teramo è mancato. Vedremo da qui in avanti se questo miglioramento, che solo miglioramento che effettivamente manca alla formazione di Tedino, arriverà. Ecco. A proposito di Tedino, oggi sostituzione Magnaghi, Tedino allunga la mano e Bombaggi va dritto per la sua strada. Sì, Bombaggi no. Io poi stavo guardando, ho guardato sì il cambio di Magnaghi con cui Tedino si è abbracciato a lungo, c'è stato un bel abbraccio. Sì. Al momento del cambio al momento dell'uscita dal campo di Bombaggi, Tedino ha teso la mano e Bombaggi ha tirato dritto.
o non vedendolo, o magari arrabbiato con se stesso perché magari voleva restare in campo per cercare di segnare anche quest'oggi, non lo so, poi magari con l'adrenalina in quel momento tanti giocatori, ma li vediamo anche in Serie A, tendono a non comportarsi secondo me bene, perché questi sono gesti che secondo me, soprattutto quando giochi sempre, giochi spesso, stai comunque facendo una buona, un buon campionato, ma a prescindere anche se stai facendo male, verso l'allenatore non si fanno, no. Secondo me, per questione di rispetto, o almeno lì davanti, davanti a tutti puoi salutarlo, poi nello spogliatoio puoi chiarirti, certo, con tutte le modalità che si preferiscono nel caso, insomma, per cercare di approfondire eventuali problemi. Io davanti ai tifosi, davanti a, insomma, a partita in corso non lo farei mai, cioè un mio giocatore non lo tollererei mai che si comporti in maniera se del genere. Se ti succese faresti, o andresti a prendere per i capelli? No, scherzo. No, non davanti a tutti. No, io pensavo no, davanti sì. A tutti, no, no, quello sarebbe. No, non davanti a tutti, altrimenti mi comporterei come lui, ecco, farei lo stesso errore. Però poi nel chiuso dello spogliatoio direi ok, così non così si non fa, ecco, per questione di rispetto nei confronti dell'allenatore. Poi magari Bombaggi non l'avrà visto, sarà stato arrabbiato, sì, con se stesso perché voleva segnare, tante cose, l'adrenalina poi in quei momenti fa tanto del bene o del male, però in generale secondo me non è una cosa che bella da vedere o che si fa. Andrea, attendibile vittoria quanto? Beh, vabbè, insomma, servono prove più probanti, e comunque ci sono state, perché con l'Avellino il Teramo ha fatto una buona partita, l'ha vinta solo alla fine, ma meritava di vincere con uno scarto maggiore, ha battuto il Catanzaro che è una squadra forte, quindi sono arrivati in precedenza comunque delle prove ancora più probanti da questo punto di vista. Il Render è una squadra in difficoltà, aveva anche 5 assenze, quindi conta quello che conta, diciamo che il Teramo è una squadra che fa fatica a segnare, oggi contro una squadra così debole ha trovato 3 volte la via del gol. La costante è che in casa continua a non prendere gol, è successo con Rende, è successo anche contro squadre un po' più impegnative. Come diceva Ania, la grande differenza che dobbiamo vedere è quando si salirà di livello in casa, ecco, prossimamente accadrà col Monopoli, ma soprattutto in trasferta la squadra deve dare dimostrazione di essere cresciuta e di essere pronta a fare un ulteriore salto di qualità, ecco, in trasferta già dalla prossima gara contro la Viterbese qualcosina in più da questo punto di vista lo vedremo, e poi successivamente Teramo Monopoli dirà tanto anche quella partita. Perfetto ragazzi, andiamo al prossimo turno. Avrei voluto chiedervi un giudizio sulle parole di Tedino. No, scherzo, dai, si scherza, si scherza, vabbè, Rieti Catanzaro e poi Casertana Bisceglie, Picerno Vibonese, Regina Ternana, che partita, Rende Paganese, Sicola Leonzio Potenza, Cavese Catania, Monopoli Bari, Francavilla Avellino e Viterbese Teramo. Serie di Girone F, prossimo turno, lo vediamo. Porto Sant'Elpidio, Basso Girardi, Cattolica Chieti, questa partita delicatissima, Matelica Campobasso, super match, Monte Giorgio Fiuggi, Agnonese San Giustese, il Notaresco a Pineto contro il Pineto, le Canatese Giulianova, Tolentino Avezzano, la Vastese in casa contro la Jesina. Peraltro domenica prossima sarà una super domenica perché ci sarà anche Entella Pescara. Intanto vi do l'appuntamento a domani sera con Andrea Costantini. Ale, ciao, 20. Ci vediamo domani sera, Pescara-Cosenza. Pescara-Cosenza dalle 20:30 diretta, sì, stadio, ovviamente a Paolo Renzetti, interviste post gara in diretta, la partita, il pre, insomma tutto quello che c'è da sapere su Pescara-Cosenza. Grazie a Roberta Di Sante, ciao Roberta. Ciao Jacopo, ciao a tutti voi. Buona settimana ad Ania Cattagalli, ciao Ania, noi ci vediamo invece martedì. Grazie anche a te, anche a voi. Per Proteramo, per vedere, fare un po' il punto un po' più in generale di quello che è successo in casa biancorossa. L'appuntamento invece con l'Abruzzo del pallone è domenica prossima 19:30, settimana prossima però 2 ore fino alle 21:30 con l'Abruzzo del pallone. Buona domenica.